Ciao bambine e bambini, benvenuti sul canale Maestra Ilaria. In questo video conosceremo la lettera H e impareremo come si usa in italiano. Si dice che la lettera H sia muta, cioè che non possa parlare. Ma è proprio così? Beh, alcune volte sì, ad esempio nelle parole di origine straniera, come hamburger. L'H si scrive, ma non si pronuncia. Oppure hula hoop. Ci sono due H che si scrivono, ma non si sentono. Anche la parola Halloween inizia con la lettera H, che si scrive, ma non ha nessun suono. E poi ci sono le esclamazioni, ad esempio la risata ah ah ah. Nelle esclamazioni la H sta spesso dopo le vocali. Qui c'è una emoji arrabbiata che esclama ah! Ecco un'esclamazione di stupore. Oh! Ma dicevamo, la H è davvero muta? Pensa che ci sono lettere che con lei cambiano completamente il loro suono. I suoni dolci della C, CE, CI, insieme alla H, diventano suoni duri. Si leggono CHE, CHI. Lo stesso accade per i suoni dolci della G, cioè G, GE. Con l'H in mezzo si leggono GHE, GHI. E quando la lettera H trasforma i suoni dolci in suoni duri, riesce a fare delle vere magie. Non ci credi? Allora guarda un po'. Una H può trasformare pance in panche. Dei ricci possono trasformarsi in ricchi. La lettera H sa trasformare dei giri in ghiri. Oppure delle bocce in bocche. Insomma, fai sempre molta attenzione quando scrivi chi, che, ghi, ghe. Non dimenticare la lettera H. E se vuoi imparare l'italiano in modo facile e divertente, iscriviti al canale Maestra Ilaria e attiva la campanella. Ciao bambine e bambini!